Gente passa! Oh, meglio! Gente passa! È che siamo rimasti imbrigliati dalla riforma Fornero perché è stata messa una legge di salvaguardia per il personale della scuola che ha una sola finestra di uscita. Stiamo lottando da 27 mesi per avere riconosciuto il diritto che avevamo già acquisito ad andare in pensione il 1 settembre 2012, ma a causa della copertura finanziaria che il governo non ha nessuna volontà fino ad oggi di trovare i soldi per noi, continuiamo a lottare perché si trovi, diciamo, una soluzione. È stata approvata ultimamente una risoluzione al DEF che impegna il governo a trovare appunto la copertura finanziaria perché venga approvato un disegno di legge che va a modificare l'articolo 24 della riforma Fornero, in cui appunto si inserisce quella legge che permette al personale della scuola di andare in pensione, cioè quel personale che già il 1 settembre 2012 doveva andare in pensione. Renzi, pari sono, Fornero, Berlusconi, 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 Renzi, pari sono. Sono incostituzionali quando si toccano le loro cose, ma non è incostituzionale mettere in discussione una legge che sanciva che dopo 35 anni di lavoro si potesse andare meritatamente in pensione. Angela Rizzo, quota 102, arrivo dalla Calabria. Patrizia Capozzi, quota 100 da Ciampino. Patrizia Margiotta, 101, quota 101, Albano. Leone Giovanni, quota 100, Anzio. Maria Gabriella Altobelli, quota 102, Roma. Giuseppe Adornato, quota 103, Roma. Salvatore Accoto, vengo da Lecce, insegno italiano e storia, quest'anno sarò a quota 103. Francesco Vertillo da Catania, quota 102 quest'anno. Mi chiamo Marco Ponti, sono dalla provincia di Brindisi. Ho 62 anni, compio prossimamente il 15 giugno, più 42 anni di contributi al 31 agosto di quest'anno. Quota 102. Cicciarella, vengo da Ragusa, quota 100, 42 anni di contribuzione. Un liceo di Roma, educazione fisica, e sono arrivato a quota 102. Maurizio Di Florio, ex quota 96, oggi quota 100, diritti acquisiti. Riccardo Friolo, quota 97 all'epoca dei fatti, oggi quota 101, vengo da Treviso. Quota 101, speriamo che si fermi a 101, perché non ho voglia assolutamente di arrivare a 102, 103 o 104. È uscita ottamente appunto l'ingiustizia nei confronti dei quota 96 dei lavoratori della scuola, chiaramente sostenendo che i fondi ci sono, che il fondo esodati, quei fondi indicati dalla PDL 249 è capiente. Quello che ci appare è che ci sia una lotta interna
al PD tra appunto renziani e bersaniani, mentre appunto i bersaniani, a cui afferiscono probabilmente Boccia e Damiano, sono per la risoluzione della nostra problematica, i renziani invece temporeggiano, loro la decisione sostanzialmente l'hanno presa, perché ieri quando Morando ci ha detto che noi comunque un assevendo ce l'abbiamo, non siamo una priorità, quindi prima vanno risolti gli altri problemi e poi noi, quindi sostanzialmente hanno detto no. No, è chiaro. Più tardi una delegazione toscana di quota 96 toscani, solo due nomi, Franco Spirito e Maria Pini di Pontedera, hanno un incontro però fissato alla sede del PD di Pisa, anzi no, di un paesino vicino a Pontedera, in cui appunto incontreranno nuovamente Morando e riferiranno naturalmente queste posizioni, e Franco Spirito dirà questo, che accanto ai quota 96 c'è tutto il mondo della scuola, i precari della scuola, e appunto che sapranno quindi cosa votare alle prossime europee. Quindi diciamo saranno minacciati tra virgolette sull'orientamento di chi votare. Altra cosa, siamo stati allora, come sapete c'è un presidio dell'RSU contro la Fornero davanti il Ministero del Lavoro, è stato chiesto un incontro e si è formata la delegazione. Su nostra richiesta anche noi siamo stati inclusi in questa delegazione. Sono andati via adesso Franco Vertillo e Rosanna Saporetti, che poi hanno fatto parte della delegazione di ieri con cui abbiamo incontrato i vari gruppi parlamentari, a far parte della delegazione. Adesso se noi ci vogliamo spostare al presidio dell'RSU contro la Fornero in via Veneto, decidiamo di farlo e poi continuiamo lì il presidio, e aspettando quindi poi i colleghi che scendono a riferirci qual è l'orientamento di Poletti, che è un orientamento che conta molto, perché ha molto peso il ministro del lavoro in questa vicenda, più che il ministro dell'economia, perché appunto poi l'ultima decisione è proprio del ministro del lavoro, che dovrebbe poi spingere tutto il governo a dare la soluzione positiva o negativa che sia alla nostra vicenda. Grazie. Vai Francesco, vota 90.